Mari, ancora stessa te? Sì, stai andando a aspettare, purtroppo il marito, ma cadarmene qui. Ancora non sono a casa. Ma va, il marito a farinnela, dai. Farinnela? Ah, tu vieni in continuazione, allora qui sta a passare capo alla serra, ecco tu. Con forza loca da passare, con forza, ma io già faccio fare la paura di te. Ah, punto un se. Tutto il paese fa. Mo te racconto. Poche sere fa, Giovanni di Cascotte veniva dalla montagna. Chiese che andava da capo alla serra. Arrivato in stungone, sentendo un rumore curioso, come di belato. Allora, se per me, si spostò dalla mulattera e arretta una spugna. Ci stiano qua fritte. Lo provai a fare ricette, ma niente da fare. Allora, propugliè, se lo mette sopra le spalle per portarselo un po' agli altri. Ma passo dopo passo, questo diventa sempre più pesante. Pesante! Lo sapevi tu? Allora, tu non la sai tutta la storia, allora? Sì, guarda il cestro. Che mo te la racconti lì? Ti avevi ragione tu, sì. Questo, tutto qua vitto, sopra le spalle, più niente. E ciò si faceva sempre. Non ce la faceva più manca a me. Arrivate vicino a quella chiesuccia di Sant'Anni di Gesù, la sapete voi dov'è? No, l'ha avuta preso in terra, l'ha avuta preso. L'ha usata in terra, sto qua qui, sarò celata a palle per le cose. Sì, sì, gli ha sbattute, in faccia al portone. Gli è diventata una bamba grossa, aspetta, aspetta, il giorno d'anzella. Sono guaruto! Mi mamma! Allora questa è la rodiogna! E sì, lo punto con la rodiogna tu! Questa non era la rodiogna, questa era la strega che non poteva passare niente alla chiesa! Mi mamma, non avete paura! Allora se questo dico, non ha portato a qualsiasi! Sì, non è meglio! Che uomo, questo paese! Sante chiste da strega, incidente! Anzi, le viste che ha passato, che merda! Amigita a battere bene! Amigita a battere! Guardate, guardate, andate a vedere pure voi!